non è mai stato, se non fino ad ora, accertato come l'esposizione e la lavorazione di amianto avesse prodotto delle vittime e soprattutto non è mai stato accertato che la colpa delle morti fosse dovuta all'esposizione all'amianto. 750.000 euro alla famiglia di un ex operaio deceduto a causa dell'amianto. Un passo in avanti, una prima vittoria che arriva proprio in questi giorni a 40 anni di distanza dalla chiusura dell'ex fabbricone di Arezzo. Serve ad accertare una realtà storica e giuridica e ad accertare delle responsabilità su una scia di malattie di vittime che ha macchiato quella che è stata una storia grande e importante per questa città, cioè quella della SACFEM. Si tratta della sentenza di condanna di primo grado per la Bassogi, l'azienda milanese che all'epoca controllava e gestiva la SACFEM, industria aretina di produzione di carrozze ferroviarie. Il giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo oggi ha riconosciuto ai familiari di una delle famiglie delle vittime dell'amianto respirato all'interno dell'azienda un maxi risarcimento. Era chi doveva prestare quelle misure di sicurezza che alla fine sono mancate. Le malattie che le vittime hanno riscontrato, in questo caso particolare il mesotelioma, sono direttamente connesse all'esposizione all'amianto e quindi il nesso di causalità è stato accertato in via definitiva. Attualmente sono circa una trentina le persone che risultano morte per patologie polmonari legate alla forte esposizione alle fibre di amianto. Si viveva in una situazione di lavoro incredibile, direi, perché si lavorava in mezzo alla polvere d'amianto che veniva respirata da tutti quelli che lavoravano al settore ferroviario, che era una polvere mista anche alla terra perché non c'era neppure il pavimento, per cui tutti viaggiavano immersi in questa polvere bianca, quindi era una condizione di lavoro, direi, assolutamente disumana. Decine le famiglie degli ex operai che a distanza di anni si sono ritrovate a dover affrontare le ripercussioni della lunga esposizione a sostanze tossiche. Tutti più o meno ci ripetono sempre le stesse cose, cioè che non importa del risarcimento, non importa se prenderanno i soldi, però hanno proprio voglia di che sia fatta giustizia.